Venditalia 2014, siamo allo stand Mars con Corrado Corradino. Corrado Corradino è il responsabile Autovom dell'azienda ormai da alcuni mesi, sono 4 mesi circa, ma è nel vending da 14 anni e chiediamo dunque a lui quali sono stati i suoi percorsi in questi quasi 15 anni di vending. Corrado, intanto tu sei un volto nuovo per vendingtv.it, il nome e il cognome l'ho detto io, l'azienda l'ho detta io, la funzione l'ho detto io, fai in modo da presentarti al meglio possibile per dare un buongiorno agli amici di vendingtv.it. Innanzitutto buongiorno, sono un volto nuovo anche per la prima volta in televisione perché non ho mai fatto un'intervista televisiva, per cui buongiorno a tutti e benvenuti anche da parte mia allo stand della Mars Italia. Corrado, tu sei da 14 anni nella distribuzione automatica, quali sono i ruoli che hai occupato in questo lungo tempo? Noi ci siamo trovati in contatto più volte in questo settore, io sono nel vending da oltre un quarto di secolo. Diamo un piccolo flash agli amici di Vending TV affinché possano comprendere dietro questo volto che cosa si nasconde. Si nasconde molta passione per questo settore. Io sono arrivato nel vending 14 anni fa, adesso dirlo sembra tanto tempo, e quando è nato il canale vending di Mars Italia, cioè un canale dedicato al vending, alla distribuzione automatica, quindi nel 2001 ho fatto un percorso come venditore e poi area manager, ho seguito tutto il nord Italia per poi diventare nel 2006 responsabile del canale vending. Ci sono state poi varie vicende interne della nostra azienda che hanno rivisto una riorganizzazione. Negli ultimi 2 anni ho ricoperto funzioni come capo area nel canale Autovom, che comprende tutto ciò che è vending e distribuzione tradizionale, e da febbraio ho assunto il ruolo di responsabile di questo canale, di cui il vending è una parte importante. Per cui dietro questo volto, ripeto, c'è una grande passione, tanti anni in questo settore che però non lascerei, perché c'è qualcosa di particolare che non ho mai trovato in altri canali che ho vissuto anche come responsabile come altre funzioni, ecco. Diciamo, come anche tanto spesso dico nelle mie interviste, chi entra in questo settore non ne esce più, se ne innamora e c'è qualcosa di davvero magico che lega poi le persone a questo ambiente. Sarà il clima, sarà il grande feeling che si riesce a trovare, sarà il fatto di riuscire a trovare un contatto immediato con il titolare dell'impresa. Con l'imprenditore. Io ieri riflettevo, io internamente mi confronto con i colleghi di altri canali, quando sento la distribuzione, la grande distribuzione viene chiamata canale moderno, con tutto rispetto, questo è il canale moderno, il canale futuro, cioè è un canale che è fatto di imprenditori, tecnologia, aziende di marca, e credo che forse interpreti al meglio anche quello che è lo spirito italiano, perché l'impresa fa parte dell'Italia, la piccola media impresa che abbiamo costruito questi anni, quindi questo è un canale che appassiona anche per questo. È già il futuro. Questo è già il futuro, lo si vede qua, il punto è come riusciamo a portare questo futuro di fronte al consumatore, che in questi anni è cambiato. Sì, e tra l'altro io vedo che alle nostre spalle abbiamo un distributore M&M's non solo brandizzato, ma in 3D. Questo è un modo per interpretare un distributore che avrà circa 15-16 anni, una macchina storica, una macchina che era nata come prototipo tanti anni fa, fatta da Mars, venduta in tutto il mondo, sistemata in tutto il mondo, e questo è un modo per rivedere quello che è un concetto di distributore che magari per alcuni può sembrare vecchio, ma in realtà non è vecchio, è classico. È come una bella moto old style ma rivista nel motore. È una macchina che non diventa mai vintage. No, non diventa mai vintage, poi non è il punto della macchina dove vai a installarla, perché in certe locazioni è fantastica, penso anche al mondo cinema per esempio. E questo è un Lexan 3D, questo è un display 3D con M&M's in bella evidenza, la nostra prima brand. E è una macchina, ma sembra quasi anche un gioco, ecco, il discorso di attrarre i consumatori sul distributore automatico. È una di quelle sfide del vending, cioè interagire col consumatore e farlo anche divertire, è una di quelle sfide che abbiamo, farlo avvicinare al distributore in maniera diversa anche. Quindi
rendere attrattiva anche l'esperienza di selezione del prodotto da andare ad acquistare e poi a gustare. Corrado, facciamo un attimo un focus su quelli che sono i vostri prodotti. Voi avete una linea di prodotti piuttosto concentrata, sono pochi i prodotti della vostra linea rispetto ai tanti dei listini di altri big, ma sono tutti vendutissimi, sono tra i più venduti, devo dire, ovvero i vostri quattro prodotti più venduti sono tra i primi 20 più venduti nella distribuzione automatica. Diciamo intanto quali sono i vostri prodotti. Ma le nostre brand sono nostre brand storiche, conosciute. Twix, parto dal prodotto più venduto, M&M's, che negli ultimi anni ha avuto un grandissimo successo, che viene visto come uno snack, ma in realtà è quasi una caramella, un giocattolo. Bounty, Mars, che poi riprende il nome dell'azienda, della famiglia, Snickers, per poi arrivare con prodotti specifici, quindi Balisto, Maltesers. Poi si è aggiunta negli ultimi anni un'importante novità, che è la linea gomme da masticare a marchio Orbit, facente parte della grande famiglia di Wrigley, che fa parte del gruppo Mars, che è stato quello che ci ha consentito di allargare un po' anche i nostri orizzonti e di completare quello che è un discorso di confectionery, quindi non solo snack al cioccolato ma anche gomme da masticare, che stiamo proponendo anche in questo canale da un paio d'anni con, devo dire, buon riscontro e successo, perché il canale Veni è un canale dove comunque quando ti presenti con una novità vedi che da parte dell'imprenditore c'è la voglia di provare e darti anche una risposta immediata, sincera, su cosa, come va il prodotto e cosa puoi fare anche per migliorare le cose. Qual è la vostra politica di vendita? Fino a un po' di anni fa nel vending, se non si acquistavano pedane di prodotto, il gestore non comprava perché diceva ma forse sono troppi. Voi piano piano avete come dire, reso più flessibile e dinamica questa politica e siete riusciti ad abbassare ai minimi la quantità di prodotto da andare a far ordinare, proprio per essere un po' più aggressivi da una parte, quindi essere presenti in modo significativo nel mercato, anche nei piccoli gestori, nelle piccole gestioni, e dall'altra per riuscire a rendere varia e non rigida la vostra, proprio la vostra politica di vendita. Guarda, partiamo da quello che è l'obiettivo di Mars storico, cioè il mio obiettivo come venditore, come commerciale, è quello di far sì che il mio consumatore possa scegliere di non comprare i miei prodotti, quindi è un discorso di distribuzione. Il mercato italiano della distribuzione automatica è fatto di protagonisti che sono aziende, imprese, operatori con una grande frammentazione sul territorio e una grande capillarità, per cui la politica commerciale deve essere presidio, deve essere contatto con tutte quelle che sono realtà, cercando anche di adattarsi a quelle che sono le situazioni. Cioè l'obiettivo è quello di fare distribuzione e un'azienda deve essere anche capace di interpretare quello che è un rapporto che si deve creare con queste imprese che lavorano sul territorio, quindi non imporre le cose ma cercare di costruirle imparando, comprendendo, per cui il cambiamento nostro è dovuto anche al fatto che c'è un mercato che cambia. Il mercato cambia, poi non dimentichiamoci che le vendite vengono fatte sempre da qualcuno che vende e qualcuno che compra e le due esigenze si devono incrociare. Si devono incrociare e quello che ho visto è vincente e fondamentale è, in un mercato come il vending, parlare il linguaggio della distribuzione automatica anche da parte di aziende di marca, perché comunque è un mercato con le sue specificità, con un imprenditore che fa distribuzione automatica o con un nostro cliente che fa distribuzione automatica devi parlare il linguaggio della distribuzione automatica, non della grande distribuzione o di altri canali. Quindi è questa la formazione anche sulla forza vendita, il discorso di avere persone sul territorio che abbiano una professionalità da esprimere è fondamentale. E di professionalità nella distribuzione automatica, soprattutto in Italia, ce ne sono sempre di più. Corrado, io desidero ringraziarti, la tua prima volta è stata assolutamente fluida, il timore per la telecamera e il microfono, come vedi, sono stati smorzati dalla semplicità con cui siamo riusciti a dialogare a microfono aperto e con la luce rossa accesa sulla camera. Allora, ringrazia e saluta. Che noti. Allora, grazie a tutti, un saluto e ci vediamo al prossimo anno a questo punto. Il prossimo anno nel Expo 2015 Venditalia.
qui a Milano. Un momento credo importantissimo, perché sarà per questa città, comunque per l'Italia, un momento importante. Il vending, insomma, da protagonista a questo punto. Sì, per il vending forse ancora più importante, perché ci sarà una visibilità mondiale, considerando che saranno i primi 4 giorni dell'evento mondiale, l'esposizione internazionale Expo 2015, con Corrado Corradino che inaugura questo 4° giorno di Venditalia. Si vede che siamo un po' stancucce, abbiamo trotterellato e ci aspetta una giornata altrettanto dura. Noi continuiamo a fare interviste nei corridoi di questa 4 giorni milanese che volge al termine, e naturalmente non posso che invitarvi a restare inchiodati alla vostra poltroncina d'ufficio o a casa, affinché possiate rimanere davanti al monitor per guardare e scoprire tutte le altre novità che noi andremo a presentarvi tra pochissimo attraverso gli altri filmati. Fabio Russo insieme a Corrado Corradino qui a Venditalia 2014.